amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Esattamente cosa stai facendo? Mi sto chiudendo in casa, no? Sì, brucia, bene, e vai! Io sono un effetto collaterale della... Mi spieghi che cosa hai fatto? Niente, la roba che devo rompere. Ma perché prima di registrare mi distraggo un attimo, devi sempre fare disastri? Fortune. Sì, bene. Sta roba qua è la roba immagino del Nether che avessi potuto sfruttare e che stai rovinando in questo modo. Senti tu, a me nessuno me l'aveva detta questa cosa. Nessuno me l'aveva detta questa cosa. Ma tu sei l'unica al mondo che non vede i nostri video praticamente. Ma non è che li vedo, non li faccio. Allora, sì, appunto, non li segui. Toh, mangiati un po' questa cosa che l'ho preparata apposta con le manine da creeper. Cosa me ne faccio allora, della roba cucinata dai creeper? Non importa. Allora, tornando a noi, molti di voi nello scorso video dell'Oppack ci avete detto: ehi, ma i crafting della modular power suites sono troppo difficili rispetto a quelli che siamo abituati a conoscere grazie ad altri pacchetti come l'FTB. Ed effettivamente, controllando, ho visto perché. Nelle configurazioni dell'Oppack avevo disattivato la opzione del crafting vanilla. Perché ho pensato, si è dimenticato un carbone naturalmente. Davvero? Sì. Poverino, so che è brutto l'atroclo, ma siamo un po' solidali, eh. Allora, a questo... Cosa stai facendo? Sì, tanto fai sempre tu a fuoco, vabbè. Comunque... e quindi avevo disattivato le crafting della vanilla per fare in modo che quelle si spegneranno, che quelle tipiche fossero soltanto quelle o dell'Industrial Craft oppure della Thermal Expansion. Però dato che in diversi di voi hanno detto no vabbè, usa quelli semplici, prova con quegli altri, non riconosciamo il crafting, aiuto che roba è, come sono difficili, ho deciso di riattivarli. Se li volete attivare non dovete far altro che andare nella cartella dell'Oppack, andare nella cartella configurazioni, scritto config, aprire un file di configurazione chiamato MMM Power Suite o qualcosa del genere, comunque pieno di M, con un file di testo, basta un blocco note, potete usare quello che vi pare, e a quel punto quando trovate quasi subito all'inizio del file la scritta vanilla, recipes o qualcosa con scritto vanilla, al posto di false ci mettete true, e così le potete riattivare anche voi. Comunque se vorrete in eventuali futuri aggiornamenti dell'Oppack faremo anche, la posso mettere di default attivata. Ora che la lezione di noia è terminata. Grazie. Inoltre, giusto per dirvi, adesso sta... A breve uscirà anche la nuova versione 1.6. No! Quindi già immagino che appena uscirà potrà essere il momento giusto per fare l'Oppack per 1.5. No, scherzo. Cioè, è il momento buono per smettere di giocare a Minecraft. Ti immagini i testificate poi che quando parlano? Aspetta, ma com'era venuto bene l'altra volta quando ero qua? Com'era? Esatto, cosa del genere. L'abbiamo fatto meglio nello scorso episodio perché non l'abbiamo fatto apposta, quindi lo vedrete in fondo allo scorso episodio o anche a metà a un certo punto. Siamo veramente pazzi. Anche a metà l'hai messo. Sì, no, a metà è quello ufficiale, quello che succede veramente. Allora, continuiamo un attimo a lavorare quindi sul Power Tool. Questa volta aggiungeremo la pala, il piccone e l'ascia. Perché? Allora... che cosa potete vedere naturalmente? Questo è un braccio normalissimo, quindi anche solo per scavare della... aspetta, qua non voglio rovinare il pianerottolo vicino a casa. Grazie. Prego, è sempre un piacere rovinare il pianerottolo. Poi mi dai il mio foglio dove ho scritto tutte le cose della Towncraft, così magari vado un po' avanti. Non so dove sia. Guarda, allora, è come se facessi col braccio. Ci metto tanto così e facendo col braccio ci metto uguale assolutamente. Quindi di certo non è un grande strumento. E come potete aspettarvi, se invece volessi scavare la roccia... ci metterei esattamente lo stesso che a mano o con la dirt è uguale. Bene, quindi tutto questo è inutile. Quindi cosa vuol dire? Che se non installiamo, e ovviamente anche per gli alberi, vabbè, è chiaro, se non installiamo i moduli, questo pezzo diventa assolutamente inutile. Che qua è aperta sta porta, è fintamente aperta. Allora, andiamo qua. Io sono la tua industria a seminare pecore. Che bello, spero proprio che non sia vero. Allora, ho del ferro? No. No, non ho lingotti di ferro con me. L'ha rubato Tiziano.
Malefico Tiziano. Allora, Iron Run. Ok, ecco qua, mettiamo il nostro, lo shovel, quindi la pala, tada, installato. E ovviamente lo posso potenziare quanto voglio, zium, e fare diventare esageratamente veloce, naturalmente. Troppo veloce. Guardate, di base Non ti diventa, somiglia affatto. di base Vedi? diventa 8x, cioè velocità 8, quindi forse come una pala normale. Ora controlleremo e diciamo, il consumo di energia è di 100 joule. Hai fatto un casino qua, amore, da mettere in Va ordine. bene, puoi farlo tu. Guardate, ho installato anche il piccone, anche qua mi dà 8x 100 joule. E mettiamo anche in fondo l'ascia, i solenoidi l'ho già preparati io Ma prima. 8 per che cosa? Velocità 8. Allora, proviamoli subito e vediamoli in Sei uno azione. sufuro. Uno? Uno sufuro. Sufuro, Cos'era sicuro. lo sufuro? Non è qualcosa di Dragon Ball. Perché qui manca un pezzo di cobblestone? L'aveva rubata un Oh, Enderman. che disastro. Ma rubano anche la cobblestone, quel Non lo so. bifidi. Allora, guardate, ora vediamo rispetto a prima. Ma, cioè, l'ho schiacciato un secondo. Amore, quel coso te lo requisisco. Se non lo smetti di usare, Perché? te lo requisisco. Sei pericoloso. Voglio il mio fogliino del Towncraft. cercatelo! Oh, che noioso che sei. Allora, guardate, clicco, fatto, guardate. Ovviamente sarà più o meno veloce come una pala normale, mi aspetto. Il consumo è quello di 100 joule ogni volta. Andiamo su un albero. Prima non l'ho provati e proveremo adesso su questo alberello qua che è bruttissimo. Mamma mia, che no, contro le birch dovrei No, provare. Birch, non ci sono birch nelle non vedo. vicinanze. Le ho estinte io per non Brava. fartele bruciare. Guardate, ecco fatto, abbiamo anche il nostro. Ovviamente però usarlo come ascia è di Sai cioè. che ho messo in ordine tutti i chest Brava, brava, dell'Endercraft lì? brava. Usarlo come ascia significa però che la tricapiteto di base non prende. Però comunque è più veloce se volete fare il legno. E naturalmente per quanto riguarda il piccone funzionerà esattamente nella stessa Poi, quando maniera. vedete un elk che svolazza davanti ai gabbiotti delle miniere, potete prenderlo di mira e prenderlo a sprangate in testa. Quindi guardate l'aumento eccessivo. Ovviamente la camera MA resta sempre attiva. Oh! Oh! Ovviamente anche l'attacco di base. E muori! Sei. Chi è che col. Via tu! Guarda che ti vedo, sai! Ok, ovviamente possiamo anche farlo molto più potente. Questo però naturalmente sta a voi. Potete potenziarlo però a discapito del fatto che l'energia si consumerà molto più Lo sai che adesso per velocemente. colpa di qualche genio del bene in tempo di male, adesso non posso più neanche fare i crafting come prima con la Towncraft? Perché? Perché per colpa di tutte le tue mod adesso ci sono degli elementi in più che non ho la minima idea di cosa Oh, sia. che bello! Tipo un elemento nuovo è il tempo. Come lo Il tempo si sarà il tempo? clock, E il magari. clock, non è che possiamo farne 18.000 di clock. Tu prova. No, ma non ce l'avrà solo quello. Allora, intanto voglio fare un potenziamento eccessivo. Vabbè, dell'ascia no, l'ascia non mi fa. Facciamo un potenziamento giusto per provare della pala e del picconcino. Io sparo a caso. Meglio se io non metto anche che distruggo. Se no, distruggerei il mondo senza neanche rendermene conto. Concio, che cosa fa il tempo secondo te? Il clock. ma solo Ma non lo quello so io, cosa ne il so? tempo i Sei tu quella seed la pazza della Towncraft. sì Allora, diamo purtroppo un'occhiata. Guardiamo la velocità di adesso. in realtà io ho sempre odiato la Towncraft Di base, è per sì. quello che ci Ecco gioco appunto. Vediamo un po' come va. Vabbè, che bello. noioso Guardate che velocità. Guardate come si. Vabbè, la terra. Come si regge. Come si mangia Come si velocemente mangia? la stone. E vediamo sulla dirt. Guardate qua, praticamente è È istantaneo. polvere Però letterale. naturalmente il consumo di energia è semplicemente eccessivo per quello che fa. Oh! È semplicemente eccessivo. Quindi Sì, ci vuole naturalmente. il clock comunque. Cosa ci Immaginavo. vuole fare il clock? Oro e... Oro, argento e birra. Allora. Sì, tu te ne sei bevuta un po' troppa. Non mi Birra piace. di birce ti sei Non mi bevuta. La piace. birra di birce sì. No, non mi piace. Quindi, come potete aver visto, c'è questo problema. Se voi lo volete fare di 25 più veloce, però vi costa veramente troppo. Vi costa un kJ. No, no, no,
aspetta, aspetta, non c'ho più l'ascia, dove l'ascia? Bene, non importa. Faceva l'orologio. Che schifo, che brutto. L'orologio, non me lo ricordo se fa l'orologio, faccio quella della redstone e qualcosa del genere. Allora, quindi è molto molto comodo ma dispendioso, quindi ognuno di voi potrà trovare il vostro, la giusta dimensione per questo. Dov'è che lo devo mettere qua? Piumpete! E naturalmente, già che ci siamo, ora potremo provare a fare anche un'elite battery potenziata. Anche perché mi avete fatto semplificare il crafting. Quindi, come potete vedere, un oggetto del genere ha bisogno di un MFSU per lavorare come si deve. O quindi, se ce l'avete, è meglio. Ah, quindi io direi subito di ridurre un pochino, perché sennò costa veramente troppo. Quindi, volendo, possiamo... Oh... possiamo rimettere tipo, ma vabbè, a me mi basta anche normale, non è che mi faccia tanta impressione. Lasciamo così e al massimo cerchiamo di potenziare innanzitutto la batteria. Abbiamo bisogno di un HV capacitor. Questo HV si fa in codesta maniera. Se prima avevo bisogno dell'apotron, come vi dicevo, per cui non l'avevo fatto, stavolta, grazie al crafting della vanilla, basta una enderpearl, una glowstone dust e un pezzo di vetro. Ma vuoi una bella infernal furnace? Un infernal furnace? No, no, non fare l'infernal furnace, che poi il mondo ci va a... ci va a scatafiscio. Sì, piove sempre. Ma poi non è vero. Sì, ma te la dice ogni volta che uno pensa soltanto all'infernal furnace, piove. Ma non è nel vero. Mondo reale purtroppo non facciamo serve. Facciamo la detestificate. Eh? Facciamo giù detestificate. Detestificate? Sì. Ah, volendo. 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 Allora, diamo un'occhiata a questo. Allora, vi sono più i wiring, ricordo più come si fanno. Vedete, ora invece che la nuovo crafting vanilla servono delle gold nugget e una redstone. Quindi sicuramente più facilitato rispetto a prima. Allora, facciamo così. Ho uno di questi. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ok, prendiamo anche questi 8. E guardate com'è più facile. Non sembra neanche Minecraft, no? Minecraft. Ok, mettiamo uno di questi mi serve del vetro e avevo detto una glowstone dust. Guardate che comodità avere tutto qua. Allora, glass e ce n'ho un bel po', anzi mi togliamo un po'. Delle leve. E aspetta, butto via magari sta roba che sennò mi occupa solo spazio, posso fare anche così comodissimamente, me lo mette tutto a posto, che bello, che bello. Ok, e ho detto dopo questo mi serviva anche, che avevo detto, la glowstone. Birch ti no, serve? No, la glowstone birch. Mi serve. No! Ho detto birch. Mi fa schifo la birch. È bella la birch. Fa schifo. Ha una bella texture. Io suggerirei di applicarla a tutto Minecraft. Che schifo, sì, c'è già chi ti ha ascoltato una volta, ora basta. Ok, abbiamo l'HV capacitor. E ovviamente lo metteremo nella nostra per fare l'elite battery. Ta 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 ta. Senti, per favore, vai nel Nether e riempiti di soul sand. Guardate che roba, 5,5. Il 5,5 è anche perché io ho già inserito questa. Però ora, vedete, ho inserito entrambe le batterie potenziatissime e vado così. Però in questo caso posso anche ridurre la potenzialità di questa, che comunque, come vedete, non... è comunque sufficiente 5,1 milioni di energia. Quindi già che ci sono vado a riempirmela subito. Così almeno ce l'abbiamo pronta, prontissima, pronta. Ma sai per cosa la potremmo fare un Infernal Furnace? Per cosa? Per raccoglierci tutta la roba per fare lo scrap. Potremmo. Dici? Sì, ma per... sì, ho capito. Ma mettiamo laggiù le testificate, ma ci sì, ma ci piove poi. Vabbè. Vabbè. Guardate qua quanto diamine consuma, c'è troppo bisogno di energia. Prima di usare dovete avere tanti di quegli MFSU, che neanche la luna ne ha così tanti nei suoi crateri. Ovviamente i crateri sulla luna è colpa mia, quando ancora non sapevo che dovevo usare i transformer. Amore. Ho sbagliato, ancora attaccavo, sono tutti i miei macerator e industrial furnace che sono esplosi. Sei un danno, anche due o tre. Ok, quindi adesso vediamo cos'altro possiamo fare di buono, vediamo un pochino. Possiamo fare la crafting table incorporata. Mi sembra interessante. Perché fare l'infernal furnace? Però? Perché vuoi fare l'infernal furnace? Perché è una bella cosa l'infernal furnace. No, è pericolosa. Ma non è pericolosa. Sì, poi la Towncraft, senti, ci pensi te, io la detesto. Poveraccia, ma che ti ha fatto? Allora, diamo un po' un'occhiata. Ho bisogno di una crafting table, ovviamente ho messo via il legno giusto poco fa. Usiamo il legno di birch così almeno lo bruciamo.
Ok, 1, 2, 3, 4. Via il legno di birce schifoso. Povero legno di birce Schifoso, schifoso. esatto. E mi serve uno di questi circuiti scritti qua. Ancora tutti i crafting non li so, anche perché ci sono questi nuovi, tra virgolette. Allora, il cactus, il go. No, vabbè, faccio quello dell'industrial craft lo stesso stavolta. Allora, facciamo qua per sicurezza. Avevo detto, mi sembra di ricordare, due di questi. E vai, poi due di questi che ho fatto prima, uno di questo e due di questi, davvero mi sono ricordata il là. L'hai Bene, esaurito. troppo bravo. Ok, mettiamo questa qui, e proviamo a metterci la crafting table incorporata. Come vedete non c'è nulla da cambiare, ma il che è normale. Allora, il problema è che non so che tasto ho di base per farlo. Quello sbagliato, amore, è sempre Allora, diamo quello. un'occhiata, metti controllo ognuno verso suo, vediamo un po' quale potrebbe essere quello. Aspetta, forse potrebbe. No, guardate, ok, non ha un tasto, bisogna fare come l'altra volta. Non mi faccio fregare due volte, cioè, Di qualche solito. volta. Shift, quindi via abbassate, rotellina del mouse. Ora invece col destro, immagino di lanciare le palle di neve, mi aprirà la crafting table. Quindi guardate che comodità. Allora, shift giù, sparo. Shift giù o su come volete, crafting table sempre a portata di mano. Mi sono fatta il Ta-da! vestitino da maga. No, ora vengo a vedere cosa stai combinando. Intanto cerco di capire cos'altro potremmo fare. Ah, a questo punto da fare ancora interessanti abbiamo tre strumenti. Quello per fare anche in acqua, che può essere comodo. Quello di diamante potenziato. Che su lo facciamo anche subito. E poi abbiamo anche uno, questo che ci avete consigliato in molti, che non abbiamo idea ancora di che cosa faccio. Fate quello, vai, facciamo quello. Perché c'è un conto? Non doveva avermelo Questa usato? qui che ho appena fatto è nuova di vestitino. Mi ha usato, cioè avrebbe dovuto usarlo, ma in realtà non me l'ha usato. Vedete, avrei dovuto usarlo insieme alla Tin table. Cosa? Questo? Cos'è successo? Che cosa? Che Questo quando l'ho preso? Come ho fatto? Che è c'è? successo? Non capisco di cosa tu stia parlando. Allora, aspetta, aspetta. Quindi vorresti dirmi che io ho preso per sbaglio 64 di questi senza fare apposta? E li butto via! Quindi, scusate, allora. Lo ripetiamo perché qualcuno se ne fosse accorto, perché io sicuramente non ne ho fatti 64. Allora, sì, siamo in cheat mode perché facciamo diverse prove ogni tanto su alcune cose, altri mondi, altre cose. E allora ci piace stare in cheat mode perché è più comodo. Però quando torniamo qua non sempre ci ricorderemo, sicuramente conoscendoci, di togliere la cheat mode. E quindi siamo rimasti in tale cosa. Come avete visto, non mi ero accorto che probabilmente mi ero dato dei La zampa blocchi sui che non piedi. dovevo darmi, però in questo modo, appena me ne sono accorto, li ho buttati via. Devo buttare via anche questo. Ok, perfetto, siamo pari, non abbiamo rubato nulla di sbagliato, dovrebbe essere giusto. Ok, non ci piace cittare, rubare, fregare perché non c'è neanche gusto e quindi non lo facciamo. Stavolta c'è successo, fortunatamente me ne sono accorto. Se ci capitasse e non ce ne accorgessimo, fidatevi che non è nostra intenzione farlo, ma è soltanto per una questione di dire, preferiamo lasciare sempre la cheat mode attiva per evitare di dire: ehi, ma questa volta ce l'avevate, l'altra volta no, questa volta sì, dite come mai l'avete usata? No, la mettiamo sempre e ovviamente cerchiamo di non usarla. Questa ovviamente è la prima volta che sbaglio e quindi scusate, almeno è un modo per farvi capire che se anche sbaglio non è mia intenzione farlo e di certo preferisco sempre buttare via i surplus che sennò non c'è neanche gusto. Se proprio voglio materiali extra ho la crafting table di diamante, quindi Dai, che basta e avanza. sarebbe proprio assurdo. Cosa scrivi? Un libro stai scrivendo lì con la penna da armadillo lì? Ciao. Ma guardati lì! Guarda lì col ragno che spia, che lui vuole il tuo vestitino. Ecco, Spostati, Massimo, che ne spostati! ho bisogno oggi. Pumpete! Potrei andare a prendere. Non è che valga molto come protezione sta fai qua. Beh, è morto, ragno ancora vivo, non lo vedo più. Dovrei andare a cercare un CD effettivamente a quest'ora io. Vuoi andare a cercare un C2 ragno? Ma Oh, che ne so. mister ragno! Eccoti qua, ragno, sei bruttissimo! Le! Al volo! Grande, quasi quasi Bene! vado a caccia. Ok.
Alla fine, guardate, ogni tanto mi fa, cioè, io, a me fa piacere sbagliare in puntata, perché almeno così vi dimostro che non lo faccio apposta e che effettivamente così, piuttosto che sbagliare e dire oh guarda mi sono dato delle cose extra, tagliamo, buttiamo via tutto, rifacciamolo così nessuno se ne accorge. Vi ho mostrato e ora me ne sono accorto e ho buttato via tutti gli oggetti che se no era sbagliato avere. Bene, restando a noi, cerchiamo quindi di finire, abbiamo bisogno per gli ultimi oggetti di dei diamanti, vedete io ho abbastanza oggetti per non dover citare davvero, ne abbiamo abbastanza, l'altra volta ho usato anche i crafting più difficili, quindi e alla fine va bene lo stesso. Facciamo il diamond, quindi adesso grazie a questo sistema, ovviamente ci vuole prima il piccone, grazie a questo sistema noi potremo raccogliere l'ossidiana e tutte le cose che richiedono un diamante, quindi immaginiamo che di base possa volendo essere più veloce o qualcosa del genere. Abbiamo bisogno questo qua ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo, il servomotor, ricordiamoci, allievo e successore di Voldemort. Si fa in questo modo. Ok, uno di questi. Vabbè, proviamo. Facciamo questo. Allora, metto nel mio gabbiotto. Per chi ci avesse iniziato a seguire dopo e non sapesse cosa intendiamo per dire tanto abbiamo la crafting table di diamanti, intendiamo questo. Se io metto a fare così, invece di darmi un blocco di smeraldi, me ne darebbe 4. 4. Vabbè, quindi sarebbe stato sì, l'iron cosa serve per quello. Allora, avevo detto, non mi ricordo più, com'era? Era così o al contrario? No, non mi ricordo. Ma di che stai parlando? Non me lo ricordo. Forse al contrario? Ta-ta, facciamo così. Ta-ta! Ok, servomotor. E abbiamo quasi potenziato al massimo questo oggettino. Ok. Ma che cosa servirà esattamente il mio vestitino stupido? Non lo so, che futilità? Che futilità? Che futilità, guardate, Underwater Harvest Speed al 20%. Quindi di base se lo installate e basta è assolutamente inutile. Vi ridurrà dal 100% al 20%. Per farlo dovete potenziarlo. E in questo caso noi facendo in questo modo 100 joule di consumo, però non sentirete la differenza di scavare se foste nel mondo sopra l'acqua, in poca parola. Dov'è? Fondo all'acqua, sopra l'acqua. Boom! Mi servirebbe un gatto stupido. No, scherzo, mi servirebbe delle... Cos'è quella? Una pecora? Ma guarda le pecore dove sono! Perché vogliono suicidarsi così? Sei tu che l'hai ipnotizzata, No, non dovresti dire dovresti dire ma no. Ma sì. Allora, guardate. Guardate la velocità, esattamente quella che spero potrete che riscontrare. No, ma che c'è lì sopra l'annegamento? Non puoi negare? Non posso negare. Peccato. Sì che posso negare. Ah, e allora perché sono queste cosine stupide? Sono quelle del braccio bionico che sto parlando della puntata scorsa. Mamma mia! Guarda il tuo schermo, guarda il mio. Ho capito, guarda lì con quel vestito truffido. E... Pim! No, sei schivata, che cattiveria. Stavo lì a prenderle, secondo te. Ok, a questo punto vediamo l'ultimo oggettino che c'è rimasto da fare e avremo completato il nostro braccio bionico abbastanza potente. Questo qua serve solo per colorarlo. Vabbè, fate sapere esattamente cosa serve per colorarlo, ma ci pensiamo. L'ultimo che ci avete consigliato voi ha bisogno di 2 force field emitter e un iron thruster. Vediamo un po'. Thruster. No, è più carino leggerli così. Se li leggi normali non c'è neanche gusto a leggerli, meglio farlo a bassa voce. Allora, ah ok, a differenza di quello che facevo io, c'è di un advanced circuit, abbiamo bisogno di più solenoidi. Ok. Ho 10, vabbè, sembra fatto apposta. Ok, ho 10 solenoidi, perfetto. Ah, giusto per fare la cosa più carina, usiamo la crafting table personalizzata, almeno così l'abbiamo fatta per una motivazione, e mettiamo le end up pearl. Certo che è uno spreco di risorse è assurdo la Towncraft. Lo so. Allora, abbiamo fatto force field, ok? E mi serve lion. Lion. Sì, il tipico verso da lion. Perché il tuo leone come fa? Ah, accidenti, me ne servono di più. Accidenti. Accidenti fa il mio leone. Ecco. Accidenti. Allora, 2 solenoidi. Gorilla. Allora, sì, bene. 2. Ho detto. Cosa ho detto? Ho detto. Allora,
Due solenoidi, due di questi e questa roba. Proviamo. Quindi non ho più solenoidi, devo rifare i solenoidi. Allora, Meno male, rifare i solenoidi. mi Vabbè, servono i come wiring. Yeah, facciamo un sacco di wiring. Allora, gold nugget, questo sì, ok, abbiamo un sacco Ma di. l'instrumentum dove si trova, secondo te? L'instrumento, sai in qualche strumento? Nini, che genio che Eh? sei. No, no, sul serio, dove sarà? Sai qualche tool? In qualche tool, che Una secondo te? pala, non lo Una so. spada, Una dici? Boh, spala, ok, abbiamo fatto questi. Poi proverò. solenoide a così e quello. Poi si poteva fare. No, giusto così. Allora, un, due, tre, vabbè, quelli che ne puoi fare, giusto per vedere. Betulla! Betulla, bruttissima betulla. Quanto è brutta? La betulla, che schifo, la betulla. Cantate con me. La betulla, che schifo, Bella la la betulla, betulla, che mi piace brutta. la Non mi betulla. piace la tua canzone, è molto brutta. Perché? Non è brutta. Ok, facciamo e vai, giusto per dire che non possiamo mai fare quello che voglio. Allora, cosa mi serviva? Devo fare allora, mi serve due di questi, avevo detto Lion Trust, mi serve ancora due solenoidi, questa e due di quelli. Allora, uno. Due, mamma, è pesante. Ah, okay, che ho usato quelli più semplici, tra virgolette, ma sono pesanti lo stesso da fare. E poi cosa ho detto? E due solenoidi, meno male. Ok, abbiamo l'Ion Trust. La cosa brutta è che devo farmi altri due adesso di nuovo di questi. Mamma mia. Comunque, se qualcuno interessa, tra un po' si fanno i golem. No, come Si golem? fanno i golem Ma perché vuoi fare i all'Atreides. golem? Cosa ce ne Perché li ho facciamo? scoperti. Hai Ma scoperto sai che non i golem? è che decidi tu cosa scoprire nella Towncraft di tanto? Lo decide No, lei. allora, ho imparato a fare i golem e quelli per la farm. Sì. E Sono quelli che ti strappano via il raccolto a morsi. raccolto a Sì, morsi. a morsi, a morsi. Ok, facciamo questo. Ok, allora com'era? Mi dimentico sempre Ti così. dimentichi Mi le cose? dimentico le cose. Sì. Mamma No, non mia. è proprio così, amore. Amore, ti dimentichi le cose? Mi dimentico le No, cose. non è neanche così. Ma No, che ne se so tu cosa. ti devi Ma cosa cominciare. stai No, se tu dicendo? che dovessi di Ma amore, non so di sai cosa che. stai Dovresti di parlando. amore, da un po' che mi dimentico le cose. Ti dimentichi le. E tu dovessi dirmi, mi dimentico le cose. No, da. Davvero, mi dimentico le cose, veramente. Esatto, Non so di così. cosa tu stia Ok, parlando. meglio, è meglio. Allora, riprendiamoci la roba. Mamma mia, i crafting quanto sono divertenti, eh. Sì, come un calcio nelle gomiti. Ok, poi ti ho detto l'altra cosa che serve è l'iron, perché l'iron serve sempre quando meno te l'aspetti. Allora, facciamo così e finiamo finalmente l'ultimo pezzo. Cioè, è l'unica cosa che avete detto assolutamente di fare. Naturalmente, la cosa più noiosa e fastidiosa da fare. Grazie, siete veramente persone simpatiche. Sì. Allora, no, lo credo Ho bisogno di davvero. piume di polli Piume io. di polli, spegniamoli. Allora, Gnam no, gnam gnam. no, non mi bastano. Ce ne ho 8, me ne servono esattamente. No, no, Cosa no, no? me ne manca uno. Ok, Wow, che cosa? Ma perché mi deve prendere fuoco la Towncraft ogni tanto? gold. Prendiamo le ultime due gold nugget che mi servono. Ah, ti prende a fuoco la Ogni Towncraft? Oh, tanto. che bello. Ora vengo a vedere che disastro stai facendo. Dai, finiamo finalmente Volevo questo farmi gli stivali. strazio. Meno male, ho esattamente tre di questi. Vai, Mi porti un finalmente. po' di piuma di pollo? No, basta. No, Portami le piume di non pollo. chiedermi nulla. Portami le piume di pollo. No, no. Se non le ho io me le porti, ok? Bravo, grazie. Sì, ora aspetta, ho quasi fatto. Ok, ci sono due di questi. E finalmente faccio quello che mi avete chiesto tutti di fare, che non so Mi cosa stai serva. zitto! Ce No, l'ho io le piume. Blink Drive Energy Consumption. Sì, Blink Drive Energy Consumption. E cosa me ne faccio? Te lo Non mangi? No, so, vengo subito. l'ho già fatto. Dai, aiuto! Non ero qua un attimo fa. Che è successo? Dai, Che stai aiuto, cosa? Ma che è facendo? sta roba? Portami della dirt. Lancia. Non No, ce l'ho. dove l'ho lanciata? Dov'è che l'ho lanciata te? Ok, è sparita nel nulla, il che è meglio. Che Ah, cosa? è tipo un lanciatore di Ender Pearl. Guarda, guarda che Tu sei figata. un'ender pirla. Guarda, guardate, pum, in testa. Zuccatele. Ma Guarda, zuccatele. posso trasformarmi in un Enderman. Ma Sì. perché uno dovrebbe trasformarsi in un Ma Enderman? credo che spara fin troppo lontano. Però, mica Mi male. porti dei fili di ragno? Quindi io posso usare No, ce li ho. esattamente preciso preciso in casa? Troppo
Bello, grazie mille per averci fatto scoprire questa cosa. Il mio MFSU ha ancora poca energia, molto carino, molto Io molto. adesso pulizio, io non ti faccio vedere le mie Il creazioni. consumo, aspetta, adesso vengo da te. Il consumo di energia non è mica male. Ne vuoi uno anche tu di questi? No, no, te non lo Ma faccio. che cattiveria! E no, non voglio la dirt, non voglio. Voglio dei fili di ragno io. Dai! Sto facendo cose serie io Cose qui. serie, sempre a fare. Cosa ti fai di fil di là? Guarda qua! Cosa bolli in pentola, eh? Cosa si mangia oggi? Posso buttarci una carotina? No, possibilmente, perché mi alzi il flusso. Ah, si può fare nulla, non si può. Ehi, mi trasporto dove voglio! Grazie a tutti che ce l'ha detto e non sapevo neanche che servisse più Era meglio se di lui continuava, se continuava a non saperlo, quindi tanto. voi perché non siete stati zitti, per favore? È Prossima volta non molto. diteglielo. Molto molto comodo, così mi posso dare. E la cosa positiva è che non si, uno non si fa neanche male. A meno che forse non ti schianti contro un muro. No, vabbè, a Perché voi. non mi funziona? Perché mi servono questa roba da mettere nel calderone? Che vai. Allora, senti, butta nel calderone, lavora un po' tu. Dimmi. Allora, devi mettere nel calderone. No, aspetta un po', come funziona secondo te? Non lo so. Allora, facciamo così. Abbiamo concluso di mostrarvi tutti i funzionamenti di questo Power Tool. Abbiamo usato tutto e abbiamo potenziato al massimo. Stavate bene anche prima, E scommetto. vabbè, guardate che figo, molto molto bello. Abbiamo installato tutto. Questo non ci serve particolarmente, quindi possiamo farne a meno. Per la parte cosmetica, al massimo fateci sapere cosa ne pensate. Soprattutto chiediamo alle ragazze che la cosmetica penso sia più adatta a voi, no? Di solito. Ok. E poi se ci sono altre cose interessanti da mostrarci, da mostrarvi, ce lo fate sapere. Anzi, in realtà è assurdo perché più che altro voi volete vedere cose che sapete benissimo, ma sicuramente sperate che io faccia un sacco di danni e disastri in modo che così potete dire: ah, l'hai fatto malissimo. Bene, giustamente, giustamente. Io sto Quindi, facendo tutto il vestito completo. ora vengo a vedere cosa hai combinato. Quindi, speriamo che vi sia piaciuta come mod. Fateci sapere se vi siete interessati ad altre cose, se siete ancora interessati a vedere eventuali altri sviluppi di questa mod. Fateci sapere che cosa volete o anche altre mod a cui passare dopo di questa. Grazie a tutti, siete stati con noi e sì, lo so, magari qualcuno vuole la Towncraft, ma qualcuno gliela spieghi tu, che non mi frega niente. Ma Grazie a tutti e alla prossima guarda, mi con... sto facendo il vestitino. Che tenerezza, Bello. Yetta Ciao! Love! Guarda verso di me almeno. Aspetta, voglio mettermi il cappellino Mamma stupido. mia, Non sei... c'ho abbastanza cose per farmi il cappellino stupido. Mi farò gli stivali Fatti stupidi. stivali stupidi. Non posso! Non ho energia sufficiente. Ora ce l'ho. Aspetta, dove sei? Dove sei? Ecco. Fatti sti cosi stu... Oh, che bello! Di qua, saluta! No, di qua ho detto, non voltare sempre le spalle. Scherzavo, scherzavo, va bene, saluta dove vuoi. Eccoci tornati ancora per un paio di Il cosette. cappello non l'ho fatto perché non esiste. Allora, io ho fatto un controllo un attimo e ho visto che in realtà quelle 64 circuiti me li devo essere dati per sbaglio prima di cominciare la puntata, quando cercavo di vedere se si erano attivati crafting vanilla. Quindi in realtà me lo sono dato prima della puntata, ma non me ne sono accorto e quindi mi sono rimasti nell'inventario senza averlo fatto apposta. Comunque, ci scusiamo davvero, mi scuso, colpa mia, che non mi sono accorto che mi erano stati dati quei 64. Fortunatamente mi sono accorto in puntata e avete visto dalla mia reazione, spero che non l'abbia fatto apposta, si capisse. E no, non spero di non averlo fatto apposta, spero che si capisse che non l'avevo fatto apposta. Vabbè, Ok, abbiamo capito. l'importante è quello, scusate ancora e grazie davvero stavolta definitivamente, state con noi, alla prossima, dateci tutti i consigli che volete, grazie e restate con noi con gli Eternal Love! Ciao!